però cortesemente tu mi devi fare la cortesia, devo fare il tuo regalino e io almeno ci dico, però non ci sono. Non solo abbiamo individuato in un quartiere ad altissima densità criminale la cosiddetta testa dell'acqua, che era il capo del mandamento, e abbiamo individuato tutte le, diciamo, le personaggi di rilievo delle varie famiglie mafiose che compongono il mandamento di Brancaccio. Tra gli arrestati c'è anche il fratello del cooperante ucciso. Qual era il suo ruolo? Beh, il suo era un ruolo di primo piano, gestiva anche la cassa della famiglia mafiosa. Le famiglie mafiose del mandamento di Brancaccio gestivano di fatto un reticolo importantissimo di aziende nel settore degli imballaggi industriali, non solo in Sicilia, dove peraltro operavano in regime di monopolio, ma in tutta Italia. Si parla di un volume d'affari di 60 milioni di euro.